Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il punto sull'emergenza sanitaria nel Teramano. Stabili i ricoveri per Covid con un tasso di positività del 6,12% nella provincia di Teramo. L'ASL annuncia le prime cure monoclonali anche all'ospedale Mazzini dopo quelle iniziate a Pescara e apre il COV, una centrale operativa vaccinale. Nel frattempo la campagna di inoculazioni di massa prosegue, non si fermerà nemmeno nei giorni di festa di Pasqua e Pasquetta. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Stabili i ricoveri per Covid-19 in provincia di Teramo. L'azienda sanitaria teramana comunica i dati ad oggi. 147 ricoverati, 10 in terapia intensiva, scende l'età dei contagiati che va dai 30 ai 50 anni. Il tasso di positività degli ultimi giorni si attesta al 6,12%, mentre la variante inglese rappresenta il 66% e vengono confermate come zona rossa i comuni di Colonnella, Nereto, Sant'Egidio e Sant'Omero. Intanto, al Mazzini di Teramo iniziano le prime cure monoclonali per i positivi asintomatici. L'ASL inoltre dà il via al COV, una centrale operativa vaccinale che avrà come scopo pianificare le operazioni della vaccinazione di massa e dare risposte ai cittadini. Nasce il COV, che cos'è? È una struttura, diciamo, all'interno della quale sono presenti tutte le figure che sono determinanti nella programmazione di quella che è la campagna vaccinale. È una struttura operativa. All'interno ci sono rappresentanti dei medici, del personale del comparto, degli amministrativi, c'è il responsabile dei team vaccinali, c'è il direttore sanitario e ci sono altri miei collaboratori, il dottor Picona, la dottoressa Di Virgilio, responsabile dei presidi che, ripeto, organizzano la campagna vaccinale e ci sono dei numeri, una mail, diciamo, che serve anche per raccogliere quelle che sono le richieste, le necessità, le domande dei cittadini. Intanto si vaccina a Pasqua e a Pasquetta. Una sorta di solidarietà che vogliamo in qualche modo portare avanti, cioè a vaccinare, i team vaccinali saranno formati dalla direzione strategica e da tutte di quelle figure a livello di presidio che partono dal direttore di presidio, dal responsabile del comparto, in modo da dare la possibilità ai medici che fino ad oggi sono stati in prima linea di avere qualche ora di riposo. L'ASL di Teramo in questa complessa fase vaccinale può vantare già dei primati e tra le primissime aziende sanitarie italiane ad iniziare la vaccinazione ai 3.000 ultraottantenni allettati direttamente nelle proprie abitazioni ed è la prima in Abruzzo ad aver vaccinato già tutti gli operatori della scuola. Siete i primi ad aver vaccinato già tutti gli operatori della scuola. Siamo i primi di tutta la regione, questo però è il merito. Noi andiamo avanti, ecco, grazie a tutta l'organizzazione che ci siamo dati, anche a questo nuovo organismo che abbiamo costituito all'interno dell'azienda per monitorare, come possiamo dire, per spingere sempre di più la macchina vaccinale, e questo è il nostro scopo. Lei è soddisfatto a questo punto? È abbastanza, quando c'è una bella squadra che lavora, la soddisfazione per tutti. E questa mattina una rappresentanza del gruppo consiliare Guardia Grele Bene in Comune ha incontrato i vertici dell'ASL di Chieti chiedendo risposte rispetto ai ritardi della campagna vaccinale e arrivano critiche proprio sulla gestione delle inoculazioni in provincia di Chieti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il gruppo consiliare Guardia Grele Il Bene in Comune, con alcune note inviate alla Regione e dalla ASL Lanciano Vasto Chieti, in questi mesi ha ripetutamente segnalato disservizi, chiesto interventi, formulato proposte di fronte ad una gestione della campagna vaccinale definita caotica. Questa mattina l'ex sindaco Simone Dal Pozzo ed il capogruppo Marilena Primavera si sono recati presso gli uffici della ASL di Chieti. Tra le proposte, quella di dare a Guardia Grele una sede vaccinale, depositata e protocollata una lettera per il direttore generale della ASL, Thomas Scheil. Protestiamo perché ci indigna il fatto che a Guardia Grele, ma nelle zone dell'entroterra in generale, i nostri anziani siano costretti a fare spostamenti anche molto difficoltosi, soprattutto per persone che hanno difficoltà di deambulazione, costretti a recarsi in un'altra sede quando vediamo che cosa? Che in molti centri piccoli e grandi della provincia sono stati allestiti punti vaccinali in palestre, tensostrutture, anche in sale polifunzionali.
E a Guardia Grele invece, dove c'è un centro vaccinale di un presidio comunque ospedaliero, dobbiamo attendere che si spendano delle somme che pure la ASL ha messo a disposizione, ma nel frattempo, quando quella sede sarà pronta, probabilmente i più fragili, quindi gli anziani, chi è affetto da patologie, non avrà più la necessità di doversi vaccinare. Il problema è che quando si perde si considera un diritto come un favore. Il fatto di doversi spostare non può meritare la gratitudine, ma deve meritare, come quello che noi stiamo dicendo oramai da settimane, un moto di indignazione. Ecco perché siamo venuti qui davanti alla direzione generale. Peraltro il direttore, sebbene l'incontro fosse stato annunciato, quindi non è un blitz che noi abbiamo voluto fare, non c'è, non si è fatto trovare, non abbiamo mai meritato risposte alle nostre segnalazioni, che rimontano oramai a diversi mesi fa, la questione della variante inglese, questi screening, i tamponi che si utilizzano, e oggi chiaramente quando vediamo che la vaccinazione è l'unica risposta utile per poter uscire fuori da questa situazione così drammatica, e invece ci troviamo costretti addirittura a pietire le cose più elementari. Dopo le vacanze di Pasqua riapriranno a distanza di 2 mesi alcune scuole nella nostra regione, e anche a Pescara, che ricorderete è stata tra le prime città a chiuderle nel pieno della terza ondata nel mese di febbraio. E queste riaperture vengono confermate anche dal sindaco del capoluogo adriatico, Masci. Sentiamo il servizio. Penso che i bambini possano e debbano esprimersi al meglio all'interno delle scuole. Certo, non mi ha fatto piacere chiudere per 2 mesi le scuole dell'infanzia. L'ho dovuto fare perché dai colloqui fatti al Comitato per la Sicurezza, alla presenza della ASL, della Regione, è emerso che era necessario chiudere le scuole dell'infanzia per evitare che la variante inglese si espandesse prima nelle scuole e poi in città. Pescara, dobbiamo ricordarlo, è stata la prima città d'Italia ad essere aggredita in maniera massiccia dalla variante inglese, che colpisce i bambini e i ragazzi. Abbiamo messo una barriera tra noi e la variante inglese attraverso la chiusura delle scuole. È stato un grande sacrificio, però questo ci ha permesso di abbattere notevolmente i contagi e oggi di rientrare in una situazione fisiologica, tant'è che Pescara oggi è la città con meno contagi in Abruzzo, e questo è successo, e me lo hanno confermato i medici della ASL, perché abbiamo chiuso le scuole dell'infanzia dal 6 febbraio. Il 6 aprile riapriranno le scuole, perché a livello nazionale è stato affermato che questo deve avvenire. In regione questa è la linea, quindi noi ci uniformeremo alle linee nazionali e regionali. Ovviamente i dati scientifici sono la nostra stella polare, li guarderemo, li verificheremo. Oggi i dati ci dicono che le scuole possono riaprire, a meno di una situazione di peggioramento, che noi né auspichiamo e né pensiamo avvenga. Le scuole riapriranno regolarmente e speriamo che possano proseguire fino alla fine dell'anno con tranquillità, con serenità, perché le scuole sono fondamentali per la crescita dei bambini, e la didattica in distanza per le scuole dell'infanzia ovviamente non è praticabile. Adesso ci spostiamo a Sulmona, dove resta alta l'attenzione e la vigilanza della Polizia di Stato rispetto al consumo di sostanze stupefacenti in città, droga soprattutto marijuana, che spesso viene trovata in possesso di minorenni, anche di giovanissima età. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Sicuramente Sulmona la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica non desta particolari allarmi, ma come mi piace ricordare sempre, bisogna dare ascolto, e ascolto con attenzione, i segnali deboli. Pertanto è estremamente importante che le forze dell'ordine siano attente e presenti come lo siamo, e che anche i cittadini ci diano manforte. C'è un dato particolarmente allarmante: a gennaio c'è stata un'operazione di polizia qui a Sulmona che ci ha portato al sequestro
sequestro di 400 grammi di cocaina. Il problema è che dalle prime emergenze, diciamo, investigative abbiamo accertato che tale cocaina provenisse dal napoletano e c'era proprio un corriere che era partito dal napoletano per consegnare qui la droga. Io ricordo sempre ai miei collaboratori che dopo quasi un decennio di polizia è la prima volta che mi sta capitando di perquisire minori, perché continuamente troviamo minori che si trovano in situazioni, diciamo, borderline, di particolare rischio, e quell'odore dolciastro che al poliziotto riconduce immediatamente all'idea di cannabis, purtroppo sempre più spesso si sente nei nostri parchi pubblici frequentati da ragazzi in età scolare, e quando parlo di età scolare in qualche caso parliamo anche della scuola media. Nell'emergenza Covid, nel lockdown, lo spaccio è aumentato o è diminuito? Dalle nostre evidenze probabilmente il classico spaccio di strada per ovvie ragioni è diminuito. C'è un qualche cosa che crea allarme, nel senso che sempre più lo spaccio si sta catalizzando nelle abitazioni private e forse anche, diciamo, la noia che stiamo vivendo tutti purtroppo a causa, diciamo, di queste limitazioni alla circolazione, probabilmente sta inducendo molti consumatori ad aumentare il consumo. L'ha detto lei, anche ragazzi giovanissimi si avvicinano a questo tipo di mostro che poi è la droga. La Polizia di Stato, a fronte di questi dati che ha rilevato, quali tipi di attività sta mettendo in campo? Prevenzione. Perché noi crediamo che reprimere non è la soluzione, soprattutto quando si tratta di minori. E per questo abbiamo cominciato un'attività tutto tondo. Abbiamo cominciato con le scuole, io personalmente sto facendo delle video lezioni in videoconferenza con tutte le scuole di Sulmona per sensibilizzare su tutte le tematiche del vasto mondo della legalità. Voltiamo pagina. Legambiente Abruzzo ha esposto questa mattina il progetto Clean Cities, che riguarda le città verdi ed anche Pescara. Vediamo. Legambiente Abruzzo presenta oggi questo progetto nazionale Clean Cities, che riguarda 14 città nel nostro paese, fra queste anche la città di Pescara. Abbiamo individuato questi 14 capoluoghi, tra cui anche Pescara, puntando sulle città che effettivamente possono essere realisticamente veicolo e motore della transizione ecologica all'interno del nostro paese. Pescara, come quasi tutte le città italiane, rileva delle criticità legate all'alto numero di auto circolanti all'interno della città, ma d'altro canto presenta anche degli ottimi spunti per i quali speriamo una notevole accelerazione per migliorare e portare verso la sostenibilità la mobilità cittadina. Vediamo l'implementazione sulle piste ciclabili, sulle strade a velocità 20-30, la sharing mobility che è stata portata in città e che punta a essere implementata prossimamente. Quindi si tratta di mettere a sistema gli interventi puntando sul ridisegno complessivo dello spazio urbano che possa garantire ai cittadini sicurezza, salute e vivibilità. Importante in questo progetto la collaborazione dei cittadini ma anche delle amministrazioni locali. Noi proprio per questo presentiamo queste pagelle con le amministrazioni, perché da un lato si vuole fare un quadro della situazione e promuovere quella che è la nostra iniziativa e la nostra proposta, e dall'altro spingere con una forte interlocuzione proprio le politiche locali a prendere le scelte che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità al 2030. Le criticità sono anche di stimolo e ci sono sempre, perché tutte le città e i grandi centri urbani come Pescara possono essere contrassegnati da problemi di natura ambientale, di qualità dell'aria. Su questo però stiamo lavorando molto. Tra l'altro stiamo lavorando proprio con Legambiente, con una positiva collaborazione che ci consentirà da qui a qualche mese anche di avere su Pescara una seconda ciclostazione proprio nella stazione centrale di Pescara. E perché è importante la ciclostazione? Perché la ciclostazione è uno degli elementi che andrà a comporre quel mosaico complesso che è la mobilità sostenibile. La qualità dell'aria, una buona qualità dell'aria può essere garantita ai cittadini proprio attraverso un sistema che consenta, attraverso infrastrutture, attraverso un'offerta che l'amministrazione è chiamata a dare ai cittadini stessi, di evitare l'uso degli autoveicoli a combustibile fossile. E quindi biciclette, quindi monopattini e quindi scooter sharing, intermodalità, l'uso del treno e quindi la possibilità, ecco, grazie alle gambe
Ambiente e RFI anche di trovare una ciclostazione in cui lasciare la propria bicicletta o trovare delle biciclette a noleggio e muoversi in città, una città pianeggiante che comunque dà la possibilità ai cittadini di utilizzare questo strumento, di muoversi senza inquinare l'aria. Questa è la grande sfida che noi dobbiamo lanciare soprattutto a beneficio delle prossime generazioni. E adesso, come ogni lunedì, un'ampia pagina di sport che apriamo parlando di calcio di Serie B. Buone notizie per il Pescara che venerdì, dopo la sosta per le nazionali, torna in campo per il match interno all'Adriatico Cornacchia contro il Pisa del pescarese Luca D'Angelo. Gianluca Grassadoni avrà a disposizione l'attaccante Jens Odgaard che ieri alla ripresa si è allenato regolarmente con il gruppo che manca ancora dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Eccolo qui, Ledian Memushai. Una ventina di minuti per lui nella sconfitta dell'Albania contro l'Inghilterra. Domani sera invece impegno dell'Under 21 di Nicolato contro la Slovenia, di cui, selezione di cui fa parte Raul Bellanova. Gli azzurrini cercano un successo dopo il pareggio sofferto senza reti di sabato contro la Spagna. Nelle prossime ore atteso al Poggio José Machin, dopo aver risposto alla chiamata della Guinea Equatoriale. Delfino senza Gut e Tabanelli. Grassadonia conta a dire avere in difesa Bocchetti, mentre a centrocampo da verificare sono le condizioni di Rigoni. Gara prepasquale venerdì pomeriggio alle ore 17, primo di due impegni ravvicinati per il Pescara che il lunedì di Pasqua sarà di scena alle 15 a Monza contro i Brianzoli, due match che devono rilanciare le ambizioni di salvezza a poche giornate dalla conclusione del torneo. Andiamo avanti ora con il nostro telegiornale, scendiamo in Serie C adesso per parlare della terza sconfitta del Teramo, caduto a Vibo Valentia dopo essere passato in vantaggio con Pinzauti su calcio di rigore. È arrivata la rimonta della Vibonese che dunque torna al successo dopo quasi quattro mesi. Biancorossi che nel girone di ritorno hanno messo insieme solo 14 punti. Il servizio di Ania Cantagalli. Terza sconfitta consecutiva per il Teramo, la prima vittoria invece della gestione Giorgio Roselli. Il diavolo fa regali anche alla Vibonese che non vinceva dal dicembre scorso. Al Razza invece il successo mancava addirittura da novembre. Finisce 3-1 per i rossoblù, tre punti meritati alla distanza di fronte ad una formazione di Paci a corto di idee, voglia e motivazioni. Pizzauti per Mungo è l'unica variazione peraltro attesa nell'undici titolare del Teramo rispetto alla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla. L'ex Novara va dunque a far compagnia a Bombaggi in attacco. Nella Vibonese, colpita da due casi di Covid nei giorni precedenti la sfida, tante le assenze, quelle di Redolfi e Tumbarello le ultime in ordine di tempo, con Berardi invece impegnato in nazionale a San Marino. Il Teramo fa possesso ma non trova velocità di manovra per aprire la difesa di casa. Costa Ferreira ci prova al sesto dalla distanza, con Spina che idealmente poco dopo risponde trovando pronto Lewandowski. La gara è noiosa e la Vibonese, nonostante la necessità di provarci per cercare punti salvezza, fa poco o nulla. Il diavolo però non trova occasioni concrete fino a che non ci prova con più decisione. Prima della mezz'ora, prima Bombaggi e poi Vittorini creano apprensione nell'area dei padroni di casa che riescono in qualche modo ad allontanare i pericoli. E Vitiello però a dare una mano poco dopo al Teramo, trattenendo Diachité in piena area per la maglia. Il direttore di gara vede tutto ed assegna il calcio di rigore per i biancorossi. Dal dischetto Pinzauti spiazza Marson e firma il quarto centro stagionale. I rossoblù non accennano reazioni. Vitiello deve lasciare il campo per infortunio al 42esimo con Fomov che ne prende il posto. Il Teramo spreca al 44esimo l'occasione del raddoppio. Marson sbaglia l'appoggio. Il centrocampista portoghese raccoglie ma non riesce a dare potenza ed angolazione al tentativo verso la porta. L'inerzia poi gira in un minuto. Spina impegna Lewandowski dalla distanza. La palla deviata dall'estremo difensore del Teramo sta per finire tra i piedi di Statella quando Vittorini, per contrastarlo, commette fallo che per l'arbitro vale il calcio di rigore per la Vibonese. Dal dischetto Plescia imita Pizzauti e firma il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi. La ripresa inizia con la Vibonese che mette in campo altro piglio rispetto al primo tempo. Al settimo Plescia impegna Lewandowski da posizione defilata. Lo spirito differente si traduce in vantaggio al 12esimo. Marus mette in mezzo un pallone che Diachité sembra poter controllare senza problemi, ma il centrale è troppo lezioso di fronte alla voglia di riconquista di Laribi e Spina. È proprio Spina col mancino a trafiggere Lewandowski sul palo più lontano, portando avanti la Vibonese.
La formazione di Paci sembra una squadra incapace di reagire, senza idee e motivazioni per cercare di rimettere in piedi una partita girata male. Mungo per Ilari è la prima mossa dalla panchina ed è lui il protagonista nella rete di Costa Ferreira che viene annullata per fuorigioco. Nel diavolo entra poco dopo Gerbi al posto di Pinzauti, mentre Roselli cambia l'attacco facendo entrare Parigi e La Ragione al posto dell'ottimo Spina e di Plescia. La gara si chiude su una palla persa di Lasic. La Ragione fa partire un contropiede ed il tiro che Lewandowski para, con la palla che sbatte proprio sul terzino slovacco dai pressi del suo portiere, e finisce poi in porta per il 3-1 della Vibonese. Per il diavolo è una sconfitta sanguinosa, che vuol dire infilarsi in un tunnel pericoloso da cui i biancorossi devono provare ad uscire sabato prossimo, quando al Bonolis arriverà la Turris. Doveva essere una partita come le altre. Non lo è stata, perché il primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo subito quel gol dell'1-1 che ha un po' cambiato lo stato d'animo della squadra. Poi il secondo tempo, onestamente, abbiamo fatto un brutto secondo tempo in cui abbiamo perso un'altra volta l'equilibrio e poi l'abbiamo pagato. Abbiamo subito dei gol evitabili in cui sono stati commessi degli errori, e qui in questo bisogna essere onesti. Capita, non doveva capitare oggi, è capitato, dispiace, perché poi quegli errori hanno compromesso la partita, ma va analizzato in maniera un po' più generale. La fase offensiva nel primo tempo non è stata male, abbiamo fatto, a parte il gol, abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni in cui potevamo andare il gol e così non è stato. Il secondo tempo, ripeto, abbiamo perso un po' l'equilibrio, abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo innervositi un po' troppo, e poi la fase offensiva, che nel primo tempo non è stata eccellente, è rallentata ancora e non si è riusciti a produrre azioni da gol. Beh, questa sembra una squadra che a livello psicologico ha perso delle certezze e abbia poco altro da dire ancora a questo campionato. Ma allora, questa è una tua idea che rispetto, non la condivido, però la rispetto, è giusto che ognuno dica la propria. Io dico la mia da tecnico, è un momento difficile che possono capitare in un percorso, non dobbiamo assolutamente ragionare in quella maniera, perché sennò saremmo veramente finiti, anzi dobbiamo solamente rimanere uniti e cercare noi di risolvere la situazione, di risolvere con una vittoria questo periodo di 2 settimane in cui le cose non sono andate. È un momento, 2 settimane fa abbiamo vinto a Catania, è un momento in cui in queste 3 partite non abbiamo fatto bene, dobbiamo capire perché, analizzare e cercare di rimanere uniti, non disunirci in questo momento difficile. Il discorso è sia mentale che tecnico. Dal punto di vista tecnico, oggi, ripeto, non è stata una brutta partita il primo tempo, poi abbiamo commesso gli errori che hanno condizionato la partita, dobbiamo solamente continuare a lavorare per cercare di uscire da questo periodo, nulla di più. So che scotta, siamo i primi a essere dispiaciuti, so che scotta perché i nostri tifosi si aspettavano di più, il nostro presidente si aspettava di più da noi, siamo molto delusi da noi stessi. Detto questo, la cosa peggiore che possiamo fare è mollare o iniziare a darci le colpe addosso l'uno con l'altro. Dobbiamo solamente lavorare, domani andare al campo e lavorare per la prossima partita. Ancora calcio, scendiamo di categoria. Giornata favorevole al Notaresco in Serie D. L'11 di Epifani vince ad Aprilia, mentre il Campobasso cade in casa con la Cinzia Albalonga. Giovedì, scontro diretto al Savini tra le prime 2 della classe. Sconfitta interna per il Pineto col Tolentino, mentre il Castelnuovo impatta 0-0 a Monte Giorgio. Il punto nel servizio di Jacopo Forcella. La giornata numero 23 di campionato è l'antipasto del turno prepasquale di giovedì, che vedrà lo scontro diretto al vertice del girone F. Notaresco e Campobasso ormai sono a distanza ravvicinatissima, e lo si deve al successo della formazione di Massimo Epifani e alla contestuale caduta dei molisani di Mirko Cudini. Al quinto Ricci di Aprilia il Notaresco soffre nella prima frazione, crea poco e solamente nella ripresa alza il ritmo, andando vicino al gol in più di una circostanza. La risolve Banegas dagli 11 metri, ma la certifica Clevis
Davis Shiba che respinge il rigore di Bosi. È una partita determinante forse a livello mentale, perché se la vinciamo significa fare un grande balzo in avanti, però poi ci sono ancora tante partite e vedendo i risultati, e io lo predico dall'inizio dell'anno, credo che me ne deve dare atto, che questo è un campionato molto molto difficile e puoi perdere i punti con tutti. Successo determinante quello del Notaresco a meno 2 dal campo basso e con il match di giovedì da giocare tra le mura amiche, soprattutto alla luce della sconfitta dei molisani, inopinata perché l'11 di Cudini va in vantaggio con Esposito che calcia male il primo dei due rigori della giornata, ma nel primo caso rimedia portando avanti i suoi. I paroni di casa sciupano una sequenza impressionante di palle gol, centrano anche un palo con bontà e vengono beffati dal calcio d'angolo dell'ex Stefano D'Agostino, su cui Raccichini si fa sorprendere. Esposito, ancora dal dischetto nella ripresa, conferma di essere tutt'altro che infallibile dagli 11 metri e sbaglia, cosa che non fa Cardella sul fronte opposto, regalando il successo alla Cinzia Albalonga che fa felice anche il Notaresco. Cade il Pineto e lo fa contro la bestia nera Tolentino che passa al Mariani Pavone per 1-2. Minella apre le danze nel primo tempo con una gran sventola che supera Mejri. I biancazzurri rimediano con Bugaro da calcio d'angolo, anche grazie ad una sfortunata deviazione di un giocatore cremisi che imbuca la propria porta e beffa Governali. Un nuovo sorpasso stavolta definitivo del Tolentino con il centro di Cicconetti che sfrutta una presa non perfetta di Mejri e deposita in rete da pochi passi. Pineto a quota 18 punti e che giovedì va a far visita al Giulianova che in classifica ha gli stessi punti ma non le stesse partite dell'11 di un Marco Pomante che al 91esimo riporta tutti sulla terra. Mi dispiace sinceramente per l'approccio sbagliato, perché sapevamo la forza del Tolentino, qual era l'atteggiamento del Tolentino. Ripeto, la colpa è mia perché forse ho caricato troppo la squadra e in questo momento devo essere bravo a lasciare più liberi mentalmente. La classifica si deve guardare e se ragioniamo ad arrivare in alto facciamo l'errore più grosso che possiamo fare adesso. Adesso dobbiamo ragionare che stiamo sotto e dobbiamo giocare una squadra che sta sotto e deve fare, tra virgolette, la guerra ogni partita. Se giochiamo, se ogni pensiamo di vincere la partita sempre con superficialità o tic e toc, questo non è il campionato per questo atteggiamento. Pareggio senza reti infine per il Castelnuovo a Monte Giorgio, Nero Verdi che devono ringraziare a tempo praticamente scaduto il salvataggio di Marco Croce sulla linea di porta che evita la sconfitta in una gara tutt'altro che esaltante e nella quale sia l'una che l'altra squadra creano relativi problemi ai portieri avversari. Di Fabio porta a casa un punto che consente al Castelnuovo di rimanere comunque in scia alla coppia di testa e preparare l'impegno interno contro il Matese di giovedì. Penso che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita al cospetto di un avversario che sappiamo che è una buona squadra, quindi non dimentichiamo che la neopromossa è il Castelnuovo, quindi noi siamo venuti qui a fare la nostra partita cercando di vincerla, abbiamo avuto le nostre occasioni per far gol, non ci siamo riusciti, alla fine il calcio è anche questo, perché non mi sembra che durante l'arco della partita avessimo avuto qualche tiro in porta e alla fine la rischi di perdere come ci è successo domenica scorsa. Adesso voltiamo pagina ma restiamo ancora allo sport. Sabato prossimo giornata importante per il calcio 5 regionale al Pala Rigopiano alle ore 19 con diretta su Rai Sport. C'è lo scontro al vertice fra l'Acque Sapone Unigros e Pesaro, match che vale la prima piazza. Inoltre è in programma il sorteggio per gli accoppiamenti della Final 8 di Coppa Italia al maschile, dove partecipano Acque Sapone Unigros e Colormax Pescara, e al femminile con la rappresentante abruzzese Montesilvano che ieri sul campo dello Statte ha vinto nel recupero 7-5 confermando il secondo posto. Sorprendente la presenza del Pescara di Palusci che dunque giocherà i quarti di Coppa a seguito della eliminazione del Padova nella gara giocata proprio a Padova. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Ci voleva. La Colormax Pescara, la cui classifica in campionato è estremamente a rischio, in Coppa Italia esplode a Padova. I veneti portano bene con un 6-3 netto che le consente di accedere alla Final 8, un premio dopo tante, troppe vicissitudini, ma potremmo definirlo un miracolo, l'ennesimo, che porta la firma di Palusci e del suo magnifico gruppo, di un roster che ha ribadito le sue qualità umane e tattiche nel contempo, virtù che vanno ben oltre il contenuto tasso tecnico. Una splendida soddisfazione conseguente a un match giocato
decisamente meglio dei più qualificati avversari. Gruppo, si diceva, coeso, grintoso, organizzato ottimamente, che non ha mai dato la sensazione di cedere di un centimetro. E con due protagonisti al di là del merito collettivo, un eccellente Mazzocchetti tra i pali e una guida che va verso i 40 anni, tal Dudu Morgado, semplicemente infinito e peraltro autore di un gol. Al resto hanno pensato le marcature dei vari Andrea Ferreira, doppietta, Leandro, Robert più un autogol. Il 3 aprile ci sarà il sorteggio per la finale in programma a Rimini dal 22 al 25 di questo mese. Potrebbe venire fuori nei quarti anche il derby con l'Acqua e Sapone Unigross, cosa non augurabile per ovvie ragioni. L'auspicio è infatti quello di vedere le cugine presenti nei turni successivi. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, on demand trovate i nostri servizi e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay. Buona giornata.